Buongiorno, oggi continuiamo con la lezione, le lezioni riguardanti gli aspetti relativi alle metallurgie estrattive e ai processi di produzione di ghise d'acciaio, cioè di leghe, nickel e ferro. Come ho già detto, non tanto per dettagliare i passaggi industriali anche, ma quanto per poter dare delle ragioni alla presenza di difettosità all'interno dei materiali con cui voi tecnologicamente avete a che fare e che quindi giustificheranno per esempio delle rotture in esercizio a volte sostanzialmente inaspettate. La volta scorsa siamo arrivati a parlare del processo di conversione della ghisa in acciaio, come vi ricordate, mediante il soffiaggio di ossigeno, con processi che si andavano a sviluppare con tempi piuttosto rapidi. Quindi vedete per esempio il calo della concentrazione di carbonio che va via via a tenori sempre più bassi in pochi minuti fondamentalmente, ma anche altri elementi, come vediamo in questo diagramma, che in pochi minuti abbassano fortemente la loro presenza. Vediamo qua per esempio la presenza del fosforo che va a diminuire, manganese e silicio che però sono sempre presenti almeno in parti, non per cento inferiore all'1% nei nostri acciai, e vedremo tanti altri elementi che comunque nelle nostre leghe a base ferro saranno sempre presenti. Già nella conversione però parte di questi possono essere appunto fatti diminuire in maniera abbastanza importante, in effetti in pochi minuti. Come vi ricordate, le tempistiche tipiche di una colata di alto forno erano alcune ore fra una colata e l'altra, qui ci sono invece pochi minuti di fondo, quindi in realtà una delle tante complicazioni a livello impiantistico è rendere compatibile attività di impianti fra loro profondamente diversi come procedure di caricamento e scaricamento. La seconda filiera che abbiamo accennato già la volta scorsa invece in realtà, vedete qua, non passa per la produzione di ghisa, ma in effetti utilizza direttamente i rottami, che man mano nei decenni sono diventati sempre più disponibili, rottami che vengono rifusi in questo forno di cui vedete qui lo schema, chiamato forno elettrico, mediante gli elettrodi, si fa scoccare un arco. Inizialmente i primissimi forni elettrici facevano scoccare l'arco fra gli elettrodi, che erano sostanzialmente consumabili. Ora, con un'efficacia maggiore, si fa scoccare l'arco fra gli elettrodi e il metallo sottostante. Quest'arco permette la fusione, si formerà una certa scoria e con una procedura abbastanza semplice, almeno concettualmente, ma poi dal punto di vista pratico abbastanza complessa, si ottiene il risultato desiderato, controllando un po' la composizione chimica del nostro prodotto, sostanzialmente controllando la composizione chimica dei rottami. Composizione chimica viene spesso controllata usando le specie di pistole a raggi X che riescono, con un'approssimazione abbastanza ampia, a verificare almeno i principali terreni degli elementi di lega e a distinguere fra acciaio inossidabile, acciaio carbonio, eccetera, in modo tale da poter fare delle cariche abbastanza controllate. Vedete qua uno schema un po' più dettagliato del forno elettrico, interessante la presenza di questa cremagliera qui sotto che consente al forno elettrico periodicamente di muoversi, ruotare e fare la colata stessa. Quindi in realtà un po' come il convertitore, è lui che svuota ruotando usando questa cremagliera. Come abbiamo detto, a prescindere che il processo, la filiera sia quella che prevede alto forno, carri siluro, convertitore e quindi la colata, o che sia il processo che prevede la rifusione di rottami, dopo la produzione dell'acciaio c'è la colata. Colata che originariamente veniva fatta in contenitori chiusi, molto grandi fra l'altro, dei vestiti di refrattario chiamati lingotti. Oggi ormai questa procedura, almeno per gli acciai, è stata completamente abbandonata e si utilizza la cosiddetta colata continua. La colata continua è un processo diciamo abbastanza semplice anche lì concettualmente, anche se poi praticamente non lo è. Da una siviera, che è quella che questo grosso cestellone di metallo rivestito di refrattario, che dove viene appunto inserito l'acciaio proveniente o dal convertitore o dal forno elettrico, si passa a questa specie di cassa, chiamiamola così, che in effetti è un lingotto, è una lingottiera, ma sfondata sotto, con un buco sotto abbastanza ampio. Questo buco sotto in realtà cosa prevede? Si getta l'acciaio all'interno, l'acciaio ovviamente passa dal buco, nel buco ci sono circa 60 cm di rame raffreddato d'acqua da un circuito interno.
Questo consente un rapidissimo raffreddamento dello strato esterno per circa almeno un centimetro del nostro, della nostra colata, e quindi praticamente all'uscita c'è già una specie di tubo solido con dentro l'acciaio liquido. Raffreddandosi ulteriormente può essere poi piegato e portato in orizzontale. In realtà le procedure sono varie, possiamo avere curvature quasi immediate, la colata continua a cuore liquido, oppure curvature con l'interno un po' più solido o completamente solido, che hanno vantaggi e svantaggi. Lo svantaggio principale è che per assicurare una completa solidificazione a partire da questa fase qui, descendendo, dobbiamo prevedere una lingottiera che sta molto in alto, e capite bene che movimentare siviere molto grandi, molto pesanti, ad altezze non trascurabili può essere, oltre che costoso, anche molto pericoloso. Quindi in realtà questa procedura, che prevede appunto una curvatura quasi immediata della nostra colata, è forse quella più adottata ultimamente. Bene, fatto questo, qual è il grosso vantaggio rispetto al lingotto? Il lingotto ha tanti problemi, lo vedremo quando faremo la parte solidificazione, in realtà il problema più grosso del lingotto è che abbiamo questo oggetto di forma, quasi il parallelepipedo, che poi va sbozzato, va deformato, va portato sotto forma di semilavorato. In realtà praticamente dalla colata continua otteniamo già dei semilavorati sotto varie forme, quindi in realtà si saltano una serie di passaggi in maniera abbastanza semplice. Qui c'è lo schema della colata continua che abbiamo appena detto, metallo fuso con tutto in questa siliera, questo enorme cestellone, membrane molto grande, rivestito di refrattario, che va a colare nella siliera di colata. Questa ha un foro chiaramente con un sistema di apertura e chiusura, chiaramente va a finire in questa lingottiera, il metallo liquido a finire in questa lingottiera, che in realtà è una specie di tubo completamente fatto in rame. Perché il rame? Perché il rame porta via il calore molto facilmente, quindi riusciamo a raffreddare molto rapidamente, rame raffreddato in acqua chiaramente, e quindi praticamente riusciamo a effettuare questa colata. E vedete qua la parte più giallina che vi dà il cuore liquido che man mano si solidifica, man mano che si scende, fino ad avere sostanzialmente un semilavorato, in questo caso una bramma, alla fine del processo di colata. Quindi in realtà il vantaggio grosso della colata continua rispetto alla colata del lingotto, oltre a tanti altri di cui parleremo, è sicuramente quello di poter saltare una serie di fasi di lavorazione del lingotto e ottenere direttamente il semilavorato. Beh, allora, qui abbiamo cominciato a dire durante questa lezione una serie di volte, abbiamo detto, rivestito in refrattario. Beh, questo refrattario che cos'è? Immaginate delle pietre porose, abbastanza compatte però, un po' tipo tufo, ma molto più compatto, e chiaramente il nostro metallo liquido, man mano che, come dire, si muove, tenderà a erodere questo refrattario. Inoltre però non ci scordiamo che in tutte le varie fasi del convertitore, eccetera, c'è sempre uno strato di materiale non metallico sopra, ossidi, eccetera, che galleggia sopra il nostro bagno fuso. Questa roba non metallica cosa fa effettivamente? Può fare tante cose. Se va tutto bene galleggia sopra e io con una certa accortezza riesco a scremare una specie di panna che porto via dal latte che bolle, d'accordo? Qualcosa del genere. Se siamo iellati però, o se il processo si svolge per esempio a velocità sbagliate, parte di queste particelle non metalliche possono essere portate nel metallo. Un po' come se, insomma, legando questa cosa a una convezione interna del nostro materiale eccessiva. Vediamo per esempio che succede in queste quattro simulazioni che andiamo a vedere. Qui c'è, vedete, il processo di colata, abbastanza lento. Le particelle nere sono queste nostre particelle non metalliche, che se va tutto bene vanno a galleggiare, che sono più leggere del metallo. Alcune vengono trascinate facendo una metallografia. Qui vediamo che le metallografie sono delle foto sostanzialmente del nostro materiale lucidato. Qui vediamo a un certo punto il risultato, saranno delle macchioline. Queste macchioline sono le inclusioni non metalliche osservate. Se noi semplicemente tagliamo il nostro pezzo e lo lucidiamo senza fare null'altro, quello che osserviamo al microscopio a 100 per è questa sequenza di macchioline. La normativa, diremo qualcosa in più quando faremo la parte relativa alle analisi metallografiche, ma la normativa ci fissa, lo rivediamo questo, poi dopo le altre vediamo un po' più rapidamente, ci fissa delle procedure con cui caratterizzare morfologicamente queste particelle. Perché? Ma qualcosa abbiamo già cominciato a intuire: più sono grosse e più forma strana hanno, peggio è.
D'accordo? Quindi per esempio questi numeretti che vediamo qui da 1 a 8 fanno riferimento alla dimensione. Più è alto il numero, più la dimensione normale secondo la normativa UNI è grande, e quindi in realtà noi, comparando ciò che osserviamo al microscopio con delle tabelle, banalmente, possiamo dire l'inclusione di tipo 1, 2, 3, 5, ovviamente osservando al microscopio la nostra immagine allo stesso ingrandimento offerto dalla normativa, altrimenti vediamo una cosa per un'altra. Vediamo che questa colata è fatta per una velocità pari a 1,4 tonnellate al minuto. C'è da capire che stiamo parlando di migliaia di tonnellate che vengono elaborate ogni giorno, quindi in realtà è un processo produttivo veramente importante. Aumentando la velocità di colata sembrerebbe bene, va tutto bene, perché io aumento la velocità, produco di più. Non è così, perché vedete che se aumento la velocità di colata il trascinamento di particelle è incrementato, e in realtà, lo vedremo fra poco, la quantità di particelle aumenta, ma non solo, aumenta la quantità di particelle più grandi. Vedete, comincia a comparire particelle di livello 5, quindi in realtà la situazione è un po' peggiorata. Vedete, cominciamo a avere macchioline un po' più evidenti. Se andiamo ad esempio a 7,5 tonnellate al minuto, abbiamo, guardate lì proprio quello che viene fatto qui sopra, il trascinamento è più importante. Nel conteggio che vado a fare comincia a comparirci la particella di livello 7, le quantità relative alle particelle anche un po' più grandi aumentano nettamente rispetto a prima. Come vedete, la situazione è decisamente peggiorata. Se andiamo poi ancora a una velocità pari a 10,3 tonnellate al minuto, questa è una simulazione chiaramente abbastanza realistica, guardate sopra quanto viene portato via, trascinato via, e vediamo una quantità di particelle grosse portate dentro particolarmente alta, e l'immagine che vedrete qui è chiaramente piena di sporcizie in qualche modo. Vabbè, ma questa ha un effetto sul comportamento meccanico? Sì, la prima che abbiamo visto funzionerà perfettamente, man mano che si arricchisce il nostro pezzo di inclusioni avremo proprietà meccaniche già banalmente l'R1S e l'R1M decisamente più basse. E infatti vediamo qui un quadro complessivo di ciò che abbiamo detto prima. Qui c'è un quadro relativo alla distribuzione delle particelle in funzione della loro dimensione, e qua vediamo le quattro immagini che abbiamo visto prima abbastanza rapidamente per le quattro velocità di colata. Quindi in realtà, quando si fanno scegliere i parametri operativi, non potremo spingere il processo tanto più veloce va meglio è, perché in realtà per noi sarà importante non solo avere tanto prodotto, ma avere tanto prodotto buono sostanzialmente. Qui per esempio il grosso limite nella produzione in alcuni paesi che erano in via di sviluppo, dove in realtà il tonnellaggio è uno dei parametri più importanti, ma a volte a scapito della qualità. Molti paesi tendono a produrre in quantità, ma magari l'acciaio inossidabile avrete fra le mani, che avete anche pagato caramente, vi troverete quantità di inclusioni assolutamente inaccettabili. Quindi nei capitolati che andrete a fare metteteci sempre anche il fatto che il vostro materiale di accettazione verrà controllato metallograficamente, che dovranno essere rispettate le normative UNI con un livello X di presenza inclusionale, oltre semplicemente alla composizione chimica. La composizione chimica è importante, ma come avete cominciato a intuire, la microstruttura anch'essa è importante per le proprietà meccaniche, e l'eventuale presenza di inclusioni, qua vediamo degli ossidi rotondeggianti, sarà piuttosto importante. Noi qui abbiamo visto il trascinamento di particelle metalliche dovute sostanzialmente a erosione. In realtà noi abbiamo diverse tipologie di inclusioni che possono essere, che possono essere di varia provenienza. Diciamo le provenienze principali sono sostanzialmente due, per cui noi classificheremo le inclusioni non metalliche presenti nei nostri acciai secondo queste due denominazioni: inclusioni esogene e inclusioni endogene. Le inclusioni esogene sono quelle che vengono da tutto ciò che è esterno al nostro metallo. Il metallo liquido nel suo percorso, nella sua elaborazione da materiale non metallico fino alla colata, è a contatto con mille tipi diversi di refrattario durante il processo, e questo refrattario viene più o meno grattato dal nostro liquido. Ebbene, queste inclusioni esogene sono quelle che vengono dall'esterno del nostro materiale. Parlerete invece di inclusioni endogene tutte quelle volte nelle quali le particelle non metalliche si ottengono a causa di una variazione di solubilità dei gas disciolti nel passaggio da liquido a solido. La dico diversamente:
nel nostro metallo liquido, qui vediamo appunto una colata, tanto ricordarci che il metallo liquido svolge un passaggio fondamentale nel processo di formazione del nostro manufatto, i gas presenti, ossigeno, azoto, idrogeno, hanno normalmente una solubilità non trascurabile, cioè si sciolgono banalmente. Durante il processo di solidificazione questi gas possono fare varie cose. Perché? Perché normalmente la solubilità dei gas disciolti, che nel liquido è abbastanza, come dire, è presente, normalmente nel liquido non ci sono. Il gas disciolto nel liquido, nel passaggio allo stato solido, prende e scompare. E che cosa può fare? Può formare bollicine, gorgogliare, un po' come la Coca-Cola quando la bevete sostanzialmente, oppure può andare a reagire con i materiali presenti. L'ossigeno, per esempio, reagisce volentieri con il ferro. Se vi dice bene, il ferro, l'ossido di ferro F2O3 vi va a galleggiare, se vi dice male rimane inglobato all'interno. Come distinguere le particelle esogene dalle particelle endogene? È abbastanza semplice dal punto di vista della morfologia. Quelle endogene tendono a essere normalmente rotondeggianti o quasi. Quelle esogene, essendo grattate dalle pareti, tendono ad avere delle forme spigolose, d'accordo? Sono pezzettini staccati sostanzialmente, quindi in realtà la distinzione è abbastanza semplice. Dopo la colata c'è tutta una serie di lavorazioni, chiaramente, perché voi con un cilindro di metallo ci fate poco sostanzialmente, dovete ottenere poi una serie di passaggi, laminazione, trafilatura, eccetera, che danno delle forme appunto più appropriate al vostro prodotto in modo che sia commercializzabile. Qui vediamo una lista di semilavorati, profilati, tubi, brame, con i quali voi potete avere a che fare laddove appunto dovete fare certi acquisti, parmi, quello sarà nel caso di aziende da meccanica importante, la tipologia d'acquisto che avrete a che fare. Per quanto riguarda queste inclusioni e per quanto riguarda la stessa microstruttura del nostro materiale, che succede durante questi processi di deformazione plastica? Al metallo succede qualche cosa? In realtà al metallo succedono varie cose. Per quanto riguarda le inclusioni, dipenderà molto se la deformazione è fatta a temperatura molto alta o a temperatura più bassa, in realtà possono frantumarsi, oppure nel caso di inclusioni plastiche alla temperatura di lavorazione possono deformarsi plasticamente e allungarsi. Per esempio vediamo qua alcuni processi, qui vediamo che succede alla microstruttura, lo vediamo anche qui contemporaneamente, sdraiamoci. Vediamo che la microstruttura durante la deformazione plastica tende a schiacciarsi e allungarsi. Se vedete, usate quel nonna papera che si usa per fare la pasta, è la stessa cosa. Schiaccio, allungo e frantumo la mia struttura. Quindi in realtà la microstruttura finale dopo una laminazione è una microstruttura che vede sulla scala del grano cristallino, ovvero decine, centinaia di micron di entrata da grana cristallina, che avete a che fare, una deformazione plastica molto evidente al microscopio ottico, con appunto una orientazione molto forte dei grani cristallini. Su scala invece molto più fine, quella in cui sono visibili le dislocazioni, vedremo invece una moltiplicazione delle dislocazioni, perché è come se noi nel diagramma sigma epsilon andassimo a lavorare in campo plastico. Quindi in campo plastico sappiamo che la moltiplicazione delle dislocazioni diventa un aspetto fondamentale. Le nostre inclusioni vedono invece questo evento. I passaggi in laminazione non sono fatti tutti insieme, sono fatti gradualmente, e vediamo che le nostre inclusioni possono frantumarsi o anche allungarsi e schiacciarsi. Cosa è peggio? Beh, in realtà non ci piace nessuna delle due cose sostanzialmente, perché un'inclusione che si frantuma ci dà luogo a spigoli vivi piuttosto importanti. Una inclusione che si allunga, lo vedete qua, è quasi peggio, perché praticamente è una soluzione di continuità stretta e lunga che comincia a ricordarci quasi quasi una griglia, insomma. Quindi in effetti queste inclusioni, se non essere deformabili, se non essere non deformabili, se non essere esogene, se non essere endogene, sostanzialmente sono sempre molto negative. Un acciaio di qualità è un acciaio che ha poche inclusioni.